Saline Ioniche, Reggio Calabria. Un'area industriale abbandonata dal 1974, centinaia di ettari incolti e improduttivi per i quali non è stato mai chiesto ai cittadini che cosa volessero fare. Un laboratorio territoriale di partecipazione attiva dei cittadini è stato organizzato con una metodologia innovativa. Individuati due scenari, uno che proponeva un'economia locale e un altro un'economia industriale, e il questionario è stato impostato attraverso un ulteriore incontro fatto con i cittadini, nel quale sono state presentate delle immagini diametralmente opposte tra le quali dovevano appunto scegliere, e ciò ci ha permesso di capire come la popolazione sia fortemente orientata verso un'economia locale e quindi prodotti a basso consumo, facilmente reperibili, che si allontanano dal concetto di industrializzazione. E ulteriore incontro è stato quello della raccolta desideri, nella quale abbiamo creato un abaco che proponeva appunto delle possibili soluzioni progettuali attuabili sul luogo, nella quale appunto siamo andati a individuare delle aree di interesse come potevano essere la ciminiera, il porto, i pantani, ma anche le OGR stesse. La raccolta di tutte queste fasi iniziali ci hanno permesso di attuare le prime ipotesi progettuali, che appunto abbiamo trasmesso loro attraverso delle visioni dalle quali siamo riusciti ad estrapolare le loro sensazioni, le loro percezioni del luogo. Ed è stato chiaro come volessero per l'area industriale dell'OGR che mantenesse un carattere di produttività, mentre per l'area della ex Liquichimica un andamento che andasse verso più un carattere naturale e che quindi mantenesse le sue caratteristiche così come già si ritrovava, ma che si allontanasse completamente dalla concezione di industria per la quale appunto era nata. E ciò appunto ci ha permesso, dopo aver attuato le prime ipotesi, di andare ad eseguire un ulteriore incontro nella quale abbiamo presentato i nostri progetti e dei quali abbiamo realizzato due diversi master plan. Uno relativo all'ex Liquichimica, in cui praticamente, come possiamo vedere, prevale l'idea che loro avevano di quest'area, cioè di essere molto naturalizzata, quindi rinaturalizzare il tutto, anzi aiutare la natura che comunque si sta già riappropriando dell'area stessa, e nello stesso tempo andare a prendere alcuni manufatti che sono già presenti nell'area e recuperarli in qualche modo, dando loro una nuova destinazione d'uso. Infatti, come possiamo vedere, questo è un esempio di un ex silos industriale che praticamente è diventato un contenitore di vegetazione fruibile a qualsiasi ora del giorno, e all'interno del quale appunto vi è la vegetazione del luogo, e comunque è una vegetazione che appartiene alla macchia mediterranea. Questo qui è il porto che stavamo raccontando prima. Quello che è importante verificare sono le misure, le dimensioni di queste cose, no? Se guardate questo piazzale che è qua, che parte da qui, va fino in fondo, è profondo 50 metri, è gettato su piloni, tutta questa roba era a supporto del traffico portuale che non è mai avvenuto. Quindi scarsissima attenzione alla morfologia, scarsissima, nulla attenzione verso il patrimonio storico-culturale, verso l'identità dei luoghi. Quelli sono quei bidoni, le cisterne che avevamo parlato prima, che stanno di fronte al porto. E lì si vede l'errore praticamente palesato della soluzione di ingegneria, perché quella è la bocca di porto, se quella è l'entrata, vedete questo molo, in fondo il molo, quella è l'entrata del porto che adesso è chiusa dalla sabbia. Il porto si è insabbiato dopo pochissimo tempo di accumulare la sabbia, e quindi è rimasto così. Per qualche anno hanno tentato di passarci attraverso
con un dragaggio, poi è rimasto bloccato e il porto è chiuso. Questo è uno specchio d'acqua salata di fatto interrato, per cui non c'è più il contatto diretto con il mare, a parte con la fauna. Quando li riusiamo, cerchiamo di recuperarli, noi quello che cerchiamo di smontare è sia quell'impatto locale, sia quella filiera di relazioni che servono, che servino per far funzionare l'oggetto stesso. Tutto questo quando voi vi girate e vi c'è portato. Quindi siamo in un territorio che ha una caratterizzazione dal punto di vista morfologico molto forte, storico-culturale elevatissima. Questa è una pianura costiera, come abbiamo detto prima, precedentemente agricola. Come se ci fosse stata una tabula rasa sulla quale noi abbiamo ridisegnato in maniera molto autoritaria e molto sopra la comunità il futuro di una comunità stessa, senza con la comunità parlarci. Come abbiamo detto prima, mai, ossia mai nessuno è venuto a chiedere agli abitanti di questi paesi, di questi insediamenti, che cosa pensavano, che cosa volevano. Ci sono venuti a parlare solo in maniera demagogica. Noi portiamo lo sviluppo, portiamo i posti, l'occupazione, no? Esatto, campagne di tipo politico di questa maniera.